29 luglio 1805. Nasce a Parigi Alexis-Henri de Tocqueville, filosofo, politico, storico, precursore della sociologia, giurista e magistrato francese. Suo padre era un fedele prefetto monarchico, nominato pari di Francia dal re Carlo X. Il giovane Tocqueville, apprendista giudice, si prepara alla vita politica osservando il confronto costituzionale e le scintille dialettiche tra conservatori e liberali, con crescente simpatia per i secondi. Sotto il regime autocratico della Restaurazione, si mette a studiare la storia inglese come modello di sviluppo politico. Sulla base di osservazioni, letture e discussioni con una schiera di eminenti esperti americani, analizza e penetra l'essenziale della neonata società d'oltreoceano e sceglie di evidenziarne l'aspetto, l'uguaglianza di condizioni, più rilevante per la sua filosofia. Intravede e profetizza l'enorme potenziale della democrazia. Il suo messaggio più importante per la vecchia Europa è che una società adeguatamente organizzata può sperare di mantenere la libertà in un ordine sociale democratico.